Perché mi metti sti per gem? Sì, ma quando li trovi per gem? Dai, chiappano uno a caso, dai. Ti vanno bene i Black Sabbath. E come famo? Famo strano. L'amore è bello sempre, ma quando si aggiunge un pizzico di trasgressione è anche meglio. Abbiamo intervistato amanti di tutte le età per scoprire i posti di incontro più fantasiosi. Tu che hai la faccia da Gran Viver, dov'è che hai portato il posto più strano, insomma, dove hai portato una ragazza o comunque dove hai fatto all'amore? Beh, è uno dei posti più strani. Allora, io studiando in Svizzera in un college dove era molto difficile portare una ragazza fuori, diciamo, per far due giochini, se così voglio ammetterla. Che dire, un vecchio studente mi donò una chiave universale da aprire le classi, quindi diciamo che alla mattina si andava a fare lezione e alla sera ci si chiudeva lì dentro e dopo per fare, insomma, le cose che... Voi avete il moroso? No. Però comunque, ragazzi, ci piacciono. Sì. Ok, qual è il posto più strano dove vi ha portato un ragazzo e non a cena? Oddio. Ragazzi, avete la fidanzata? No. Sì. No. No, no. 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 Però le ragazze vi piacciono? Sì. Sì. No, lui no. Direi proprio di sì. Anche tanto? Ma dillo. Sì, molto. Avete il moroso? No. No, è inutile. Però vi piacciono i ragazzi? Ovvio. Sì. Cioè, ci piace frequentarli? Sì. Sì. Hai la morosa? Adesso no, no. Però ce l'hai avuta? O comunque ti piacciono le ragazze? Sì, cioè, se no che vita sarebbe, dai, sì. Ah, io il posto più strano è il mare, sui lettini. Ah, io in una toilette. Che toilette? Ah, non si può dire il posto. Vabbè, ma tipo una discoteca, un bagno, scuola? No, un posto ricreativo, diciamo. Non so come spiegare. Cioè, tipo un pub? Sì, possiamo dire una piccola discoteca. Dietro alla stazione. E lei è andata via col sorriso? Sì. Ma c'era un po' di paura di essere beccati, un po' di adrenalina? No. Cioè, la discoteca è stato quello un po' più strano magari, discoteca in spiaggia è stato quello... Però certo. In Pineta, Marina Romea. In discoteca in spiaggia sempre. Il campo da calcio. Il campo da calcio! Ma a casa sua, non so. No, è un posto strano, dai, campo da calcio, cavolo, tu hai il primato. Esatto. Solo a casa sua. Mare, Pineta. No, ma che? Ma va là. BB King, fuori, non lo so. Fuori dal BB King? Sì. Spiaggia, Pineta. Dietro la dita ai cassonetti. Nel tavolo. Di dove? In casa mia. Oh mio Dio! E tu? C'è sta domanda. Ah, il posto più strano dove ti sei appartato, dove hai portato una ragazza. Vai in un parchetto, cioè tranquillo, in un parchetto isolato, niente di che. Dietro al campetto da basket, credo. Poi, un altro posto più strano, abbastanza romantico, diciamo, in uno sgabuzzino in mezzo alla neve, innevati, completamente, molto molto wild, diciamo, quindi... è andata bene. Si è divertita. Lei si è divertita, è stata soddisfatta della performance? Cioè, è uscito con un paio di schegge di legno nel posteriore, però diciamo che ci siamo divertiti. In Pineta. In Pineta. Al mare, è bello. In spiaggia. E lei è andata via col sorriso? Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ero ubriaco. Lei si vede che, insomma, da giovane è stato un grande intortatore. Volevamo sapere, ma in gioventù, prima di conoscere la sua adorata moglie, dov'è che portava le ragazzine? Beh, le ragazzine si caricavano in Lambretta, Vespi, quei motorini lì, poi si andava a Casal Borsetti, zona di mare, oppure a Marina Romea, zona di mare anche quella. Solo che a Marina Romea c'era la Lanterna, un locale dove si ballava, e i più erano le francesi, i primi che venivano, ma tantissimi anni fa, 40. E senti un po', domandone, però non te la devi tirare, devi essere onesto. Lei è andata via col sorriso o stava ridendo, nel senso che ti stava ridendo dietro? No, era abbastanza contenta, anche un po' stanca, contenta. La ragazza è andata via col sorriso? Beh, penso di sì. Quindi la performance è stata... Sì, abbastanza
soddisfacente per lei, sì sì. Il luogo gradito, quindi, da rifare in spiaggia? Sì sì, sì sì. E la ragazza è andata via col sorriso anche lei? Beh, quello è senza dubbio. Beh, oddio, magari stava ridendo e non sorridendo. No, adesso cioè, questo non lo posso sapere, però ci spero per lei. Lui è andato via e ti ha lasciato lì col sorriso o ti ha lasciato lì a ridergli dietro? Col sorriso. Ma non è che lui la guarda, starò. Quindi sei stata contenta? È comoda la toilette da rifare o cambiamo posto? Fare in tutti i posti, al mondo, al giorno d'oggi. Va bene ovunque. O no? No, no, col sorriso. Lei e anche le sue amiche, se c'è. Come anche le sue amiche? Soddisfatta, molto molto soddisfatta. Quindi c'è stato un bis? Sì, anche un tris e quattro. Quindi sei stato bravissimo, insomma. Sì, sì, sì. Parchetto da rifare. Parchetto, parchetto. E la tua ragazza è stata soddisfatta dal campo da calcio? Vabbè, sono nero. Francesca, diretta per Ravenna Web TV.